Buonasera amici allevatori, bentornati. Siamo una nuova puntata di La Canna Agricoltura in parole semplici, ormai ci conoscete bene, il format sta prendendo piede, vedo che abbiamo un sacco di seguaci, già dalle prime battute, già siamo a 32 visualizzazioni online. Vi ricordo a tutti che siamo in diretta, che potete commentare, farci tutte le domande che volete. Oggi si parlerà della deposizione e le sue problematiche, un argomento interessantissimo che è sempre molto, un punto molto caldo per gli allevatori. Prima di cominciare, vorrei solo con orgoglio presentarvi un nuovo prodotto che esce proprio oggi, non so se si vede bene, un nuovo pastoncino morbido, un white past, è una modifica del vecchio che comunque rimane. Questo qua è per l'allevamento, quindi un pastone che ve lo faccio vedere. Morbido con semi di chia e silimarina. Un ottimo prodotto che da oggi sarà in commercio. Quindi ora non tergiversiamo oltre, vi presento i nostri ospiti di stasera. Abbiamo il nostro caro Tiziano Iemmi, Ciao, vecchio buonasera. veterinario freelance, che ormai è da noi dall'inizio di questa serie. E poi abbiamo il nostro super ospite, Angelo Cremone. Ciao Buona, Angelo, buonasera a tutti. Ciao che è allevatore e giudice di canarini di Angelo. ferma posizione, Ciao Tiziano. che stasera ci parlerà raccontandoci della sua esperienza come allevatore, come giudice, e che poi tra l'altro lui gestisce anche un blog, che il blog si chiama angelocremone.com, dove parla di allevamento e canaricoltura. Quindi Angelo, se vuoi cominciare. Sì, ciao Thomas, ciao Tiziano. Innanzitutto fammi ringraziare Pineta per questa opportunità e questo invito che ho accettato con piacere. Grazie anche a Tiziano per aver collegato Pineta a me stesso e vi ringrazio tanto. Grazie a Una te. diretta di niente, una diretta secondo me molto interessante perché appunto ci confrontiamo con gli allevatori e perché c'è un trittico di pratica di scienza e di produttori di prodotti e quindi secondo me è un qualcosa di interessante. Poi quello che mi piace di questa puntata è che è stato ben delineato l'argomento di cui parleremo, cioè la deposizione negli allevamenti di canarini. Niente, vi inizio con il dire che questo è un periodo, come sappiamo, fondamentale per un allevatore, siccome, come saputo, dall'uovo nasce la vita, quindi è un periodo da curare nel migliore dei modi. Io lo definisco, la deposizione la definisco un momento verità, nel senso che si capisce se la gestione globale, se il lavoro annuale di un allevatore è stato fatto nel giusto modo, anche perché questo è un momento molto stressante per le femmine ed è uno dei momenti dove si ha una maggiore mortalità delle femmine di tutto l'anno. Niente, io allevo insieme a mio padre, allevo razze arricciate e inizio a preparare le femmine alla deposizione già dai 40-50 giorni prima della formazione delle coppie. Questo principalmente per dar modo ai prodotti, all'integrazione e allo stesso canarino di incamerare ciò di cui ha bisogno. Non amo stravolgere l'alimentazione in base al periodo. Uso un'alimentazione di base che è per tutto l'anno. Ovviamente in periodo di preparazione vado ad integrare la dieta con sali minerali e con multivitaminici che permettono di evitare soprattutto future carenze
nelle femmine. Uso a inserire in gabbia alle femmine prima, ma poi alla coppia dopo osso di seppia, più per una tradizione, diciamo, che mi ha tramandato mio padre, oltre all'utilità che può avere l'osso di seppia, ma essendo un napoletano sono uno scaramantico e quindi già averla detta questa cosa già parte la scaramanzia. Comunque, e niente, cerco di controllare l'apporto proteico, cioè di non abusare troppo, con le proteine e soprattutto in preparazione delle femmine, ma anche dei maschi, cerco di dare lo stesso alimento che userò in riproduzione. Questo per abituare i canarini all'alimento che dovranno utilizzare per accrescere la prole, perché ho notato che i canarini non sono propensi e non rispondono al meglio in cambi radicali di alimentazione. E quindi iniziare magari non tutti i giorni, però 2 o 3 volte a settimana a dare un pastoncino con uovo, eccetera, allevando canarini di forme e posizioni arricciate, posso usare uovo e non ho nessun tipo di problema. Inizio ad abituarli a quello che adopereranno nel periodo successivo, diciamo. Ciò che secondo me è della stessa, se non più importante, dell'alimentazione è la gestione dell'ambiente e dei parametri ambientali. A volte viene sottovalutato questo aspetto, ma secondo me allevare canarini significa saper gestire un allevamento di canarini prima ancora di cosa si alleva, delle razze che si allevano, della qualità del genotipo che si alleva, gestire un allevamento nelle diverse fasi è alla base del, tra virgolette, castello che andremo a cercare di costruire. Per quanto riguarda l'ambiente, tengo sott'occhio la qualità dell'aria, che secondo me è molto importante in tutti i periodi dell'anno, soprattutto in preparazione e in riproduzione. È bene avere una qualità d'aria adeguata con una bassa percentuale di anidride carbonica, e per favorire questo uso fare arieggiare il più possibile l'allevamento, ovviamente tenendo d'occhio alle correnti d'aria che sono nocive, però cerco comunque sempre di avere una buona qualità dell'aria, così come per quanto riguarda la qualità della luce, adopero dei neon speciali per uccelli, e devo dire che da quando li usiamo ormai una quindicina d'anni si vedono i risultati, e penso che anche a livello di metabolismo per l'assimilazione del calcio e per la sintesi delle proteine, una giusta luce, una luce adatta che riesca a simulare a spettro solare, che riesca a simulare il sole, sia un qualcosa che è fondamentale da non sottovalutare. Si spende qualche euro in più, ma ne traggono sicuramente vantaggio i nostri amici alati. Tra i parametri ambientali, ovviamente umidità e temperatura in questo periodo sono da tenere sott'occhio. L'umidità cerco di stare tra i 60 e i 65%, 60-65% di umidità, di non andare né troppo sopra per non aumentare la carica batterica all'interno dell'allevamento, né troppo sotto per non avere problemi poi con le uova e con lo stoccaggio, di cui parleremo successivamente. Mentre per quanto riguarda la temperatura, cerco di mantenere quanto più costante la temperatura in allevamento, cercando di diminuire quegli sbalzi che fanno, secondo me, male ai canarini e alle uova, e evitando di usare caloriferi o di
modificare la temperatura artificialmente. Io sono, tra virgolette, un naturalista, credo nella differenza tra gli uccelli selvatici e il canarino domestico. Sono due pianeti diversi, ma dove è possibile essere naturali, io penso che i nostri canarini ne giovino di questa situazione. Mentre una cosa fondamentale, che forse viene ancora prima degli altri parametri che vi ho citato, è quella dell'igiene in allevamento, che durante la preparazione alle cove e durante la riproduzione deve essere ottimale, perché iniziamo ad andare in periodi dove si aumentano i canarini presenti in allevamento, dove si fa più sporcizia, dove c'è bisogno di tenere sott'occhio la carica batterica. E quindi, secondo me, l'igiene e una buona gestione dell'allevamento sono degli accorgimenti che devono essere tenuti in prima linea tra le cose da considerare per avere una buona preparazione delle femmine e dei maschi, ma più in generale una buona salute dell'intero allevamento, che poi è il primario obiettivo di ogni allevatore sportivo o amatoriale che sia. Però noto che, avendo a che fare con diversi allevatori, noto che la gestione dell'allevamento in termini di parametri, in termini igienico-sanitari, non è sempre messa in primo piano, e secondo me si sbaglia a sottovalutarla, perché è di fondamentale importanza. Oltre ai parametri, parlando di deposizione, un altro aspetto fondamentale che penso possa essere utile alle persone che ci stanno seguendo è lo stoccaggio delle uova. Stoccaggio che deve, secondo me, essere fatto in modo corretto. Questo perché l'uovo non è un qualcosa di ermetico, ma è possibile contaminare ed infettare un uovo. E quindi, come materiale dove stoccare le uova, cioè dove depositare l'uovo, io personalmente trovo che o spugna o vatta siano i materiali migliori. Assolutamente non va bene mettere le uova nei semi, per due principali motivi. Il primo motivo è che si rischia di bucare l'uovo, perché ovviamente i semi hanno delle punte, e è possibile che si fori l'uovo, e quindi che si buchi. Il secondo motivo è di ordine igienico, perché è possibile contaminare le uova messe in dei semi che comunque presentano una carica batterica molto elevata. Dove depositarle? Io uso una cantinetta frigo, una cantinetta per il vino, che imposto a 15-16 gradi, cantinetta ovviamente sanificata precedentemente, e uso la cantinetta su consiglio dell'ottimo Tiziano, per avere soprattutto una temperatura che non sia troppo elevata, che potrebbe far iniziare lo sviluppo embrionale e quindi poi portare ad una morte dell'embrione. E ho notato che con l'uso della cantinetta è diminuita sensibilmente la morte embrionale, ovviamente per motivi economici da un lato, di spazio dall'altro, non è
Non è semplice per tutti utilizzare una cantinetta per tempo, per i tanti impegni che comunque si deve adempiere e quindi in alternativa è bene trovare un luogo che abbia un'umidità, come abbiamo detto, tra il 55 e il 60%, fino al 65, massimo 70%, che sia fresco, dove la temperatura non superi i 15-16 gradi e dove non ci siano forti sbalzi di temperatura. Poi senti l'altra volta una domanda su un gruppo, che cosa devo acquistare, che cassetti devo acquistare per deporre le uova. Potete usare qualsiasi cosa. Io uso dei cassettini portaviti, quelli del ferramenta, è un qualcosa, qualsiasi contenitore va bene. Cosa fondamentale è posizionare il contenitore su una base ben stabile. Perché un mio amico l'anno scorso lui usava l'incubatrice, la poggiò su un tavolo che non era stabile e fece una frittata. Quindi è bene vedere dove si posizionano le uova perché vanno trattate come vanno trattate. Poi a proposito di come maneggiare le uova, è bene lavarsi le mani prima di toccare le uova, per evitare di contaminarle, e poi soprattutto maneggiate le uova con mani asciutte, prendendo l'uovo, usando la mano, mettendo la mano sotto e prendendo l'uovo, mai così, sempre così, perché se cade ti cade in mano, se ce l'hai al contrario, se cade ti cade a terra, e con delle mani asciutte, perché un uovo ha una superficie molto liscia, e con delle mani umide e un po' di distrazione si può fare una frittata. Questo è il discorso. Mentre arrivati al momento in cui devo mettere la canarina in gova e deve iniziare l'incubazione naturale, perché io non uso incubatrici artificiali, uso mettere un numero di uova che sia compreso tra le minimo 3, massimo 6 uova. Questo perché ho notato che mettere meno di 3 uova sotto una canarina può aumentare la possibilità di abbandono. Un po' come se, è vero che i canarini non sanno contare, però come se il canarino non avesse niente da riscaldare e quindi non è tanto propenso a restare sul nido. E si può vedere che la canarina abbandona le uova, mentre non più di 6, perché se per il primo motivo è perché la canarina girando le uova potrebbe lesionarne uno, e quindi quando un uovo si rompe e il liquido che c'è all'interno fuoriesce e diventa come una colla, e quando incolla tutte le uova poi le perdete perché la canarina non riesce a ruotarle e quindi si fa un pasticcio. Quindi non più di 6, e anche perché la canarina, già 6 è un numero limite, per me il numero perfetto è tra 4 e 5, perché la canarina ha modo di poter coprire e di mantenere una temperatura costante, mentre mettendone 6, 7, possibile che ci sia un decentramento di qualche uovo che magari resta fuori 4-5 ore, che si fa freddo e che quindi interrompe quello che lo sviluppo. Per chiudere questa introduzione, poi lascio la parola a Thomas, parlo della speratura, cioè di quando si va a vedere se le uova sono fertili oppure no. Io personalmente, sempre sotto consiglio del buon Tiziano, evito di fare la speratura prima degli 8-9 giorni. Se posso, la faccio direttamente a 10, 11, 12 giorni. Se la canarina non mi serve, deve covare, glieli lascio covare e non le do fastidio. Questo perché, comunque, soprattutto nei primi 4-5 giorni di vita, l'uovo è un qualcosa di molto delicato e quindi maneggiarlo, inserire de delle luci, dei LED potrebbero
danneggiare l'embrione e portare a morte embrionale. Come allo stesso modo sconsiglio di usare dell'acqua per vedere se le uova sono buone. Vedo parecchi allevatori che a 12-13 giorni le uova non schiudono, le mettono nell'acqua e vedono se si muovono. Il problema è che se l'uovo è lesionato, l'acqua potrebbe entrare dentro, il canarino potrebbe, tra virgolette, soffocare e comunque avere difficoltà. E poi, sempre per il fatto che esternamente l'uovo non è pulitissimo e quindi inserendolo nell'acqua si va prima a contaminare l'acqua e poi successivamente si può contaminare l'uovo. Quindi l'uovo, secondo me, deve essere trattato per quello che è un qualcosa di molto delicato e un qualcosa di traspirante che non è assolutamente ermetico come si può pensare. Vai, Thomas. Allora, io volevo aggiungere una cosa, visto che inizialmente parlavi della giusta integrazione, visto che stiamo parlando delle problematiche della deposizione, una delle maggiori problematiche che abbiamo riguarda proprio le uova, la ritenzione dell'uovo, l'uovo molle, e infatti inizialmente giustamente parlavi della giusta integrazione minerale. E qui volevo fare un attimo un focus, giusto perché, per far capire bene agli allevatori un paio di differenze tra il calcio organico e il calcio minerale. E noi, ad esempio, abbiamo il calcio D3, che è diviso in due prodotti, in quello liquido e quello in polvere. Non è diviso solo perché uno è polvere, uno è liquido, e quindi ci sono le stesse cose, ma sono due prodotti, diciamo, leggermente diversi, perché vanno usati nel giusto modo. Volevo un attimo fare questo focus per spiegare il come. Il calcio liquido è un calcio organico che è di rapida assimilazione e viene utilizzato subito dall'animale. Quindi, o si usa il calcio liquido dall'inizio, quindi dalla preparazione fino alla deposizione per tutto il periodo di cove, altrimenti, se si inizia cioè, altrimenti se si cambia in corso d'opera, non è il massimo perché dopo la canarina può avere delle carenze. Altrimenti si può usare benissimo anche quello in polvere per la preparazione e quello liquido nel momento della deposizione, perché essendo organico si assorbe facilmente e quando c'è tantissimo bisogno di calcio come nel momento della deposizione è molto efficace. Quindi diciamo che questo sarebbe il modo giusto di utilizzarli. Quindi non so se Tiziano vuoi aggiungere anche tu qualcosa su questo punto. Sì, allora, per la questione, perché effettivamente in questa fase la problematica che più si riscontra è proprio legata alla mortalità delle femmine in deposizione e alle problematiche legate all'uovo, quindi alle caratteristiche dell'uovo, sia di deposizione di calcio che di strutturali dell'uovo in sé. Allora, diciamo che problema di base spesso nasce proprio da un problema di metabolismo del calcio, quindi o si fa una integrazione carente di calcio o c'è un problema di somministrazione di vitamina D carente o anche una scarsa esposizione a raggio ultravioletto. Infatti in questo caso, ad esempio, le lampade, quelle ad uso ornitologico, possono dare una mano da questo punto di vista. Io l'ho visto anche, ad esempio, sui diamanti di Gould, che sono molto sensibili alla problematica. Se si utilizzano le lampade giuste, effettivamente si ha un calo della comparsa, senza intervenire sull'integrazione di vitamina D, fondamentalmente. Poi però c'è da tenere anche un altro aspetto in considerazione su questa cosa, è proprio la qualità dell'aria. E uno dirà: ma cosa c'entra? In realtà c'entra in modo rilevante, perché ad esempio il livello di CO2, come diceva Angelo, effettivamente è fondamentale, oltre che per una questione proprio di qualità dell'aria associata alla respirazione degli animali, anche perché va a modificare livelli di CO2 elevato in aria, vanno a modificare comunque delle caratteristiche a livello ematico degli animali. Quindi se un animale, se un soggetto, un canarino viene esposto a livelli di CO2 molto elevati, questo va a modificare il pH, va a modificare di conseguenza il metabolismo del calcio. E può andare a ridurre la capacità di deposizione del minerale nelle uova.
E questo è dimostrato, ad esempio, negli allevamenti avicoli, una delle cause di problematiche di deposizione sono proprio legate ai livelli di CO2 elevati in ambiente. Quindi è una cosa che magari sembra una cosa superflua, ma in realtà può essere rilevante. Oltre a questi aspetti di tipo ambientale e nutrizionale, ci sono poi tutte le problematiche legate all'aspetto sanitario e infettivo. Quindi o infezioni a carico del tratto urogenitale, che possono andare a determinare infiammazioni dell'ovidutto, dell'ovaio, e questo ti va a modificare poi le caratteristiche sia di capacità di espulsione dell'uovo che di formazione dell'uovo. Ad esempio, la questione delle uova con le bolle all'interno spesso sono associate appunto a quadri infiammatori subclinici o cronici dell'ovidutto. Cosa succede? Aspetta, Cristiano, che faccio vedere le sì. uova. Eccole qua. Ecco, esatto, si formano proprio queste uova alterate con queste formazioni di bolle, perché normalmente all'interno dell'uovo c'è la camera d'aria, che è nella zona ottusa dell'uovo, e la camera d'aria si forma successivamente alla deposizione. Nel momento in cui viene deposto l'uovo è privo di aria all'interno. Praticamente a seguito di una blanda disidratazione dell'uovo si forma questa camera d'aria, poi mano a mano che si ha una disidratazione dell'uovo, mano a mano si allarga. E quindi la presenza alla deposizione di bolle non localizzate nella camera d'aria spesso sono associate a fenomeni infiammatori legati a presenza microbica a livello di ovidutto con fermentazione e produzione di gas, e quindi si accumulano poi nell'uovo fondamentalmente. E quindi questi sono vari aspetti che vanno tenuti in considerazione, che possono andare a influenzare le caratteristiche sia dell'uovo che di sopravvivenza delle femmine durante il periodo riproduttivo. Quindi anche lì, quando c'è un problema di questo tipo, bisogna intervenire su più aspetti. È inutile intervenire dicendo facciamo l'antibiotico o facciamo solamente... va valutata bene la situazione. Pure perché, scusa che ti interrompo Tiziano, per quanto riguarda l'integrazione soprattutto di quelli che sono i sali minerali, penso che non influisca solo sulla formazione dell'uovo, ma anche a livello scheletrico e muscolare del canarino, e quindi è possibile che... Esatto, possibile che una canarina che non riesce, magari succede, perché vedo che spesso succede canarine che muoiono perché con l'uovo tra virgolette storto, non riescono a deporre l'uovo e vanno in difficoltà e muoiono. Può darsi che sia dovuto anche a una carenza, a qualche carenza che è inficiato sul metabolismo e sulle fasce muscolari e sullo scheletro del canarino. Quindi penso che una buona integrazione non sia solo da vedere come fine formare un uovo perfetto, esatto. ma più in generale, ecco, sul metabolismo del canarino. Non so che cosa ne pensi. Allora, esatto, è proprio così. Infatti poi c'è da considerare che il calcio che va a finire nel guscio non è il calcio che la canarina ha mangiato i giorni prima, ma il calcio che ha accumulato nelle settimane prima. Cosa succede? Che loro, gli uccelli, tendenzialmente nella fase pre-ovulatoria, hanno un aumento dei livelli di ormoni estrogenici, quindi degli estrogeni fondamentalmente. Cosa comporta? Questo gli permette di depositare grosse quantità di calcio nelle ossa, ok? Ed è visibile, se tu vai a fare un RX in una femmina in pre-ovulazione, hanno proprio un aumento della radioopacità scheletrica. Nel momento in cui vanno in ovulazione, in ovodeposizione, questo calcio viene mobilitato e viene convogliato per via ematica, quindi nel sangue, viene convogliato nell'ovidutto per la formazione del calcio. Se nella fase prima di preparazione non gli hai dato sufficiente calcio, questa cosa non avviene perché non c'ha le scorte, e quello che gli dai in condizioni normali come calcio minerale non è facilmente assimilabile, ci vuole del tempo. E quindi se per caso non ha le giuste scorte la canarina nel momento in cui va in ovulazione, va in carenza, quindi sfrutta tutto il calcio disponibile, e giustamente come dici te crolla il livello di calcio a livello ematico, non c'è più il calcio disponibile, solo che il calcio non viene usato solamente
per fare il guscio, serve anche per la contrazione muscolare, serve anche per vari procedimenti metabolici, e quindi l'animale va in blocco praticamente, va in cosiddetto collasso puerperale, che è molto frequente anche nei mammiferi, e a quel punto gli devi dare un supplemento di calcio, e conviene dare un calcio organico che è facilmente assimilabile, per questo che quando ci sono problemi di ritenzione ovarica è semplicemente perché la canarina non ha più contrazione muscolare dell'ovidutto, perché non riesce a espellere l'uovo tante volte, non è solo questo, però molto spesso è questo, e quindi gli devi dare una somministrazione di calcio organico, di solito si usa il calcio propionato, il calcio gluconato nei vari formulati commerciali, e allora tu gli dai una mano per espellere l'uovo fondamentalmente. Completare nel nostro caso il calcio organico è il D3 liquido. Esatto. E quindi è fondamentale da questo punto di vista, infatti è per questo che bisogna insistere sulla questione della preparazione corretta, perché anche dal punto di vista dei minerali andare a dare il calcio solamente quando comincia a fare il nido è una roba da matti. Il calcio va dato a partire da 40 giorni prima, l'integrazione minerale, assolutamente. Quindi sono assolutamente d'accordo con te, Angelo, bisogna partire con grande anticipo. Ok. Bene, io direi che possiamo passare a rispondere a qualche domanda dei nostri seguaci. Intanto vorrei dirvi che abbiamo circa 60 di persone connesse in questo momento. Quindi, allora, cominciamo. Ci chiedono sia Francesco che Marco se è necessario sostituire o girare le uova. E Francesco ce lo dice perché lui lavora e non riesce, esce al mattino troppo presto e non riesce a sostituirle. Rispondi tu, Angelo? Vai Tiziano. Ma allora, se si tolgono le uova che si stoccano, allora è importante la corretta gestione appunto delle modalità di stoccaggio, perché sennò puoi avere, come diceva Angelo, un aumento della mortalità embrionale precoce tendenzialmente, perché ad esempio se tu le mantieni ad una temperatura troppo elevata, quindi superiore fondamentalmente ai 15 gradi, e non fai la rotazione delle uova, l'embrione all'interno dell'uovo comunque ha uno sviluppo cellulare, quindi vi è uno sviluppo, un iniziale sviluppo del tutto non naturale, del tutto innaturale, che comporta un esaurimento poi delle capacità replicative dell'embrione, quindi lo porta a morte precoce. Quindi sono quelle classiche uova che vedi l'alone rosso e poi muoiono. E quindi sì, vanno rotate, assolutamente, se le stocchi vanno rotate. Tiziano? Sì. Vai, finisci. O quantomeno rischi di avere un aumento della mortalità precoce se non le fai rotare. Andrebbero rotate diciamo di 180 gradi in un lato e 180 gradi nell'altro. Questo ti volevo chiedere, dal giorno della deposizione, quando è che andrebbe iniziato la rotazione? Allora, in realtà se tu li estrai puoi farlo ogni 24 ore questa rotazione, tendenzialmente si è visto che c'è un miglioramento nella solubilità. Poi sono tutti lavori fatti su ad esempio la gallina ovaiola, perché ci sono tanti studi, però è abbastanza assimilabile anche sulle altre specie. E poi un'altra cosa importante, come dicevi te, è la questione appunto della speratura. Attenzione, perché considerate che nei primi 7-8 giorni di sviluppo l'embrione è fatto praticamente di vasi, quindi la struttura embrionale, c'è cioè una piccola struttura embrionale di pochi millimetri, sostenuta da un reticolo di vasi che va a creare la membrana corneo-allantoidea, che è quella che è praticamente il polmone, che è quello che si vede in superficie sulla superficie dell'uovo, che fa, tra virgolette, le veci del polmone, o meglio delle branchie, e serve per fare gli scambi di ossigeno e CO2 con l'ambiente esterno. Se in questa fase prende una botta o una vibrazione particolarmente intensa, questi vasi si possono lesionare. Se si lesionano i vasi, tendenzialmente l'embrione muore per dissanguamento, tra virgolette. Quindi assolutamente bisogna prestare molta attenzione in questa fase, la fase più delicata. I primi 10 giorni di vita sono quelli più critici tendenzialmente. E questo vale in tutte le specie, infatti anche per
gli avicoli o comunque per i pappagalli così, spesso e volentieri nelle prime 10 giorni di incubazione si utilizzano sistemi di incubazione particolari, come ad esempio si utilizza la balia o si utilizzano le incubatrici a contatto che ti migliorano lo sviluppo corretto di questa rete vascolare. Vuoi dire qualcosa, Angelo? No, ha detto tutto, non ho niente da obiettare. Allora, Vincenzo ci dice: io ho due canarine che hanno costruito il nido, è da una settimana che stanno dentro, ma non depongono l'uovo. Cosa può essere? Vado io, vai tu. Vai, Tiziano, questo è campo tuo. Allora, la questione lì può essere o che effettivamente semplicemente stanno aspettando di entrare in deposizione, oppure ci potrebbe essere anche un problema oviduttale. Se la cosa persiste, che la cosa non si risolve, potrebbe esserci che un quadro infiammatorio a livello oviduttale, quindi vi è una stimolazione ormonale che però non viene seguita dalla corretta ovulazione e la corretta formazione dell'uovo. Questo spesso può capitare, ad esempio, su animali di una certa età o animali alla prima ovulazione che però sono in condizioni non ottimali. Lì bisognerebbe vedere le canarine. Una cosa che può essere utile è proprio guardare l'addome della canarina. Se è gonfio e tendenzialmente iperemico, potrebbe esserci un quadro infiammatorio da qualche parte. Invece ma sono normali. Potrebbe anche essere che magari vengono stimolate da temperature e luce, da ore di luce, e però non è stata fatta una giusta integrazione alimentare? Sì, potenzialmente sì anche, perché lì è, come dire, se è una cosa limitata può succedere. Quindi ad esempio se c'hai un 2-3% di femmine può capitare, tendenzialmente legato proprio a una problematica oviduttale. Se è una cosa diffusa vuol dire che c'è un problema diffuso o di integrazione, di alimentazione o di infezione, allora lì vanno fatti gli approfondimenti. Io se posso aggiungere il mio punto di vista pratico, nel senso che questo è un problema che bene o male capita a tutti gli allevamenti. Quello che si può provare a fare, la prima cosa è lasciare la canarina che covi, che smaltisca tutta la febbre che ha e lasciarla covare il più possibile, magari durante questo periodo apportare sali minerali, calcio, eccetera, che possono aiutarla e poi far rifare il nido e riprovare. Nella maggior parte dei casi, non sono pessimista ma realista, le canarine non depongono il primo anno e non depongono il secondo anno. Ci sono canarine che covano, io generalmente uso per balie, nel senso che so che è una canarina che cova bene, allora cerco di sfruttarla mettendo delle uova di altri canarini sotto. La difficoltà in questa operazione è data dal fatto che non si sa quando è che la canarina ha sviluppato la giusta temperatura corporea che le permette di covare le uova, perché non si sa quando termina la deposizione non avendo fatto uova, e quindi diciamo che è un po' complicato gestire questa cosa, però penso che nella maggior parte dei casi sia dovuto a un qualcosa che non va a livello di ormonale, più che un'integrazione. Penso che problemi di integrazione possono portare maggiormente ad avere femmine con difficoltà a fare uova o femmine che fanno delle uova deformi, uova minuscole, uova giganti, uova con un guscio poroso, oppure poche uova. Quando c'è una canarina che non fa nessun uovo e si mette a covare senza deporre, penso che sia un qualcosa che non va all'interno del metabolismo della canarina per la maggior parte dei casi. Sì, sono d'accordo.
Allora, Gabriele ci chiede dei consigli per preparare i cardellini e la cova. Vado io, vai tu. Vai, 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 perciò. Allora, per i cardellini alla cova, allora, prima di tutto è fotoperiodo, quindi bisogna incrementare gradualmente il fotoperiodo, quindi o utilizzi il fotoperiodo naturale o glielo devi dare massimo 4 minuti al giorno, posticipando, perché tanto prima di aprile difficilmente fanno. Poi l'incremento dei livelli proteici, quindi sicuramente devi lavorare sull'alimentazione, e l'incremento dei livelli di antiossidanti, quindi devi fornire un buon multivitaminico, e sicuramente ci deve essere dentro un mix di vitamine idrosolubili e liposolubili. Vorrei sfatare un mito della vitamina E. Allora, la questione della vitamina E, è fondamentale sicuramente in tutte le fasi della vita degli animali, perché è un antiossidante, rientra in tantissimi processi di detossificazione a livello metabolico. È dimostrato che una carenza di vitamina E causa sterilità, ma un eccesso di vitamina E non migliora la fertilità. Quindi cosa vuol dire? Che io gliene posso dare anche dei quintali, però se il livello è sufficiente, è sufficiente. Anzi, in grosso eccesso mi tende a dare sovradosaggio e mi può dare anche degli effetti, tra virgolette, tossici. Il problema qual è? Che spesso si vede in ornitologia è che il fabbisogno di vitamine E è direttamente associato ai livelli di grassi della dieta. Quindi se uno utilizza un alimento grassato mal conservato tende a rancidire, questo ti aumenta di molto il fabbisogno di vitamina E. Quindi, se tu fai una corretta integrazione di vitamina E e poi vai a dare un pastoncino grassato, attenzione perché ti può aumentare il fabbisogno. Perché, se mal conservato, questo ti trovi poi alla fine della stagione di preparazione come se tu non avessi integrato, perché sono in carenza. Addirittura in certi casi ti possono comparire anche quadri di mortalità nei soggetti, legati proprio a fenomeni di stress ossidativo, e questo capita più che altro su quelli che utilizzano dei pastoni fatti in casa con degli oli vegetali. Se non vengono correttamente integrati con antiossidanti, compaiono. E lo dico adesso perché capita spesso nei cardellini o comunque negli indigeni in generale che si facciano degli alimenti fatti in casa, magari anche con larve e così via, che vanno bene, vanno benissimo, solo che se non sono correttamente conservati danno di questi problemi. Quindi, per fare la preparazione fatta bene sul cardellino, bisogna incrementare gradualmente il fotoperiodo, incrementare gradualmente la componente proteica, arrivando intorno, secondo me, quando si è intorno al 19% di proteina, somministrando magari degli alimenti appetibili, perché sennò il cardellino non invecchia, quindi devi somministrare fondamentalmente degli alimenti ricchi di acqua, che possono essere insetti, possono essere magari insetti precotti, decongelati, possono essere piselli, può essere uovo, comunque devi dare qualcosa di questo tipo. E poi dopo loro, se sono in condizioni di salute buona e non hanno problemi sanitari tipo coccidiosi o megabatteriosi, vanno tranquillamente. Gli devi dare anche gli spazi, i cardellini, comunque non fai fatica a farli in gabbia da 60, ovviamente. Però sì, lavora sull'alimentazione, sugli spazi, l'integrazione e la luce, di solito non hai grossi problemi. Se posso aggiungere una cosa veloce, oltre a quello che giustamente dice Tiziano, mi volevo collegare un attimo al modus operandi della formazione delle coppie, perché, come sappiamo, soprattutto nelle razze pesanti, c'è chi lascia le coppie così fatte per tutto l'anno, dei riproduttori senza dividerle. C'è chi forma le coppie quando i canarini non sono in estro, cioè fanno una preparazione delle coppie già fatte. Io e mio padre usiamo non fare in questo modo, semplicemente per diversificare quella che è la preparazione del maschio dalla femmina, perché, come diceva Tiziano, ad esempio, noi non usiamo dare vitamina E alle femmine e ne diamo veramente poca ai maschi, perché abbiamo notato che utilizzando della vitamina E alle femmine
si rischia di innervosirle, di minare quella che è la tranquillità e la regolarità della deposizione della cuva. Abbiamo visto che comunque aumentano di aggressività. Quindi, per l'amico con il cardellino, penso che sia soprattutto fondamentale il quando si forma la coppia e si inizia con la riproduzione, perché se non si inizia bene, se il maschio o la femmina non è ancora in condizione di estro ottimale, poi si può andare a delineare un quadro negativo anche per le covate a venire, perché i canarini non riescono a trovare un procedimento regolare e quindi possono avere difficoltà. Comunque, come penso che l'amico sappia, può rendersi conto dal maschio di cardellino che quando è bello in estro va a perdere la punta del becco nera che diventa rosa, e mentre per la femmina inizia a vedere un nervosismo ed un aleggiare che sono i primi segnali di una nidificazione vicina, diciamo. Allora, Comunque, volevo. in tutti i sensi, usare, ecco, la calma e dare il giusto tempo, ai canarini di maturare senza avere fretta. Comunque, gli aggiungo due consigli alimentari, visto che parlavamo di innanzitutto l'integrazione diversificata tra maschi e femmine. Infatti, per i maschi si consiglia, ad esempio, noi abbiamo la carnitina che è molto funzionale perché aumenta. Tutti quei caratteri sessuali maschili, come può essere la muscolatura, la reattività e il canto, che sono tutte necessarie per corteggiare poi la femmina. E altra cosa importante, la vitamina E, che ovviamente viene integrata, di non integrarla sola. Noi proponiamo infatti l'antisteril, che ha vitamina A, D, E, che sono necessarie per l'assorbimento, perché somministrare solo vitamina E andrebbe a creare degli sbilanciamenti che poi dopo fai più danno che altro. Quindi diciamo che per il cardellino gli abbiamo detto un po' tutto. E andiamo avanti con le domande. I tronchetti di calcio ci chiedono se vanno ugualmente bene, che penso siano quelli per i pappagalli, i tronchetti di calcio. Sì, perché il problema è che sono poco aggredibili da un fringillo, Sono secondo me molto è duri e non so, una fatica. Sì. difficile. Prendi il calcio di track in polvere, che è molto più comodo, o liquido, e fai molto prima. Ma pure io penso, pure io sono un po' contrario a mettere delle cose in gabbia, soprattutto in periodo di riproduzione, per una questione igienica, perché comunque il canarino lo sporca, i piccoli che si buttano dal nido lo sporcano, e quando tiri ma se hai il sistema carta, vola polvere e ci va sopra. Quando meno, anche per quanto riguarda l'alimentazione, poco è che sia consumabile in poco tempo, perché comunque oltre a irrigidire, in questo caso no, perché è un qualcosa di solido e di secco, ma comunque lo sporco che fanno i canarini e che nell'ambiente si va a depositare sul tronchetto, e poi il canarino va a mangiare, e quindi si innesca una catena di batteri, eccetera, che sicuramente non fanno bene. Siccome oggi, al giorno d'oggi, ci sono prodotti in polvere che sono gestibili benissimo, perché non usarli? Questo è il discorso. Assolutamente, infatti. Allora, Anto della Valle ci chiede: buonasera, la mia domanda riguarda l'alimentazione in generale, sia in fase pre-cova che in fase di svezzamento. Cosa ne pensate dei famosi pasti unici negli allevamenti di canarini, di razze pesanti come Crest, York, Agi, Padovani, eccetera? Sarebbe utile per noi allevatori capire se integrare o no i famosi pasti unici. Allora, qui dico un attimo qualcosa io prima di lasciare la parola a voi. Noi, ad esempio, col Pro Complete abbiamo visto che molte razze pesanti riescono tranquillamente a fare, a riprodurre, e non abbiamo riscontrato per ora ancora nessun grosso problema. Secondo me dipende anche tanto dal ceppo, com'è stato selezionato, com'è abituato. Quindi non so se vuoi dire qualcosa anche tu, Tiziano. Ma allora, sì, più che altro sulle razze pesanti,
bisogna stare attenti all'adattamento al consumo dell'alimento e le problematiche che si osservano, che poi lascio la parola ad Angelo, sono legate proprio allo sviluppo dei pulcini. Quindi lì tendenzialmente con i vari prodotti unici funzionano molto bene, secondo me sono tutti degli ottimi prodotti. L'unica cosa bisogna un attimino valutare in base agli animali che si ha, che se per caso hanno delle difficoltà nell'imbeccata e magari l'accrescimento è molto rapido, allora vanno previste delle integrazioni supplementari, quello sì, può capitare. Sulle razze pesanti può capitare. Che Ti stiamo lascio la parlando di parola. integrazioni proteiche. Integrazioni sia alimentari legate proprio sia a alimenti più proteici sia a alimenti più energetici. Pure perché se mi posso, se posso collegare al discorso proteine e alla percentuale di proteine, noi possiamo usare anche un prodotto che faccia 60-70 di proteine, che cioè la percentuale, spieghiamolo per chi non è a conoscenza, la percentuale di proteine e quante proteine ci sono in 100 grammi di prodotto. Il problema è che se io uso un pasto che fa 10, per esempio, di proteine e il canarino ne mangia 100 grammi, mangerà 10 grammi di proteine. Se io uso un pasto che fa 40 di proteine e il canarino non lo mangia, non gli sto dando niente. Quindi diciamo che è un numero che va interpretato e soprattutto subisce l'influenza di quanto il canarino ne mangia. Ed è logico come cosa. Per quanto riguarda l'Unifeed, ci sono pro e contro. Tra i pro, sicuramente chi ha poco tempo è un pasto molto molto ben gestibile, che non richiede tempistiche particolari e che quindi non richiede un impegno particolare, e così come l'uso di materie prime, essendo un pasto unico, deve essere di qualità, ed è di qualità, perché ho visto prodotti che comunque hanno qualità nelle materie prime. Il contro principale è il fatto di togliere i semi ai canarini, e questa è un qualcosa che non condivido, principalmente per due aspetti. Il primo aspetto riguarda la digestione, perché come dico io, se una persona è abituata a mangiare, a bere brodo per 20 anni, se gli fai mangiare una fetta di pizza, va in bagno e sta male 3 giorni, perché il metabolismo è tutto, è abituato ad una certa consistenza e a determinati parametri. E il secondo contro che non amo è sempre per il fatto che il canarino non sgusci il seme, sia per quanto riguarda uno sviluppo muscolare dei muscoli facciali e di tutti quei muscoli che lavorano con la rottura del seme, che in questo caso vengono meno, e faccio un altro parallelo con noi umani: se io bevo dalla cannuccia per 10 anni e poi mangio un tarallo, mi fanno male i denti. Questo perché ti faranno male i denti? Perché non sono abituati a mangiare qualcosa di duro e a rompere qualcosa di duro, e quindi con il tempo si potrebbero avere degli scompensi. Comunque non sono né contrario né favorevole, come ha detto Thomas. Bisogna vedere anche le caratteristiche del genotipo. Magari ci sono allevamenti che si trovano molto bene con il pasto unico, ci sono altri allevatori che non si sono trovati. Poi c'è una terza strada che adopera lo stesso le sementi, e dà anche Unifeed, anche se è un po' un controsenso, perché uno, i costi, essendo un pasto unico, chi lo produce
ha un costo elevato di produzione, quindi il prodotto avrà un costo maggiore perché si deve usare solo quello, e non è maggiore il costo, si risparmia se si usa solo Unifeed. E usare anche i semi viene meno quello che è l'idea di creazione del prodotto. Come ha detto Thomas, bisogna vedere i canarini e la genetica, se sono propensi a questa alimentazione oppure se è meglio variare e usare altro. Sì, sembra che la selezione in questo caso sia importante. E andiamo avanti con le domande. Cosmo ci chiede, usando ProComplete per tutti i periodi e usando le rispettive aggiunte per ogni periodo, il discorso di usare vitamine, sali, eccetera, ovviamente decade, avendo già tutto nel ProComplete, giusto? E qua io confermo, sì, che esatto, proprio il vantaggio del ProComplete è proprio questo, non dover più aggiungere nient'altro perché è già completo, c'è già tutto. Posso dire una cosa, Thomas, su questo Prego. discorso dei bastoncini e dell'integrazione? Proprio perché, come dicevo all'inizio della diretta, interessante questa diretta, e ho piacere a parteciparvi perché ci sono tre ambiti, c'è l'ambito, quel poco che posso dire io sulla praticità dell'allevamento, c'è Tiziano che dà il suo parere scientifico e ci sei tu come produttore comunque di qualità di riferimento in Italia. E io dico agli allevatori di valutare bene quella che è l'integrazione dei bastoncini, perché penso che pure Pineta, quando fa un bastoncino, lo progetta e lo produce in modo da essere completo. Quando si va ad integrare un po' ad capocchiam, così scusatemi il termine, si rischia di minare quegli equilibri che sono stati stabiliti dal produttore. Quindi sarebbe bene seguire, se si usa un prodotto, seguire ciò che la casa produttrice ti dice, perché chi produce il prodotto sa quanta proteina, sa quanta vitamina A, B e C, eccetera, ha messo nel prodotto, e quindi bisogna valutare bene, perché poi è facile perdere l'equilibrio di quello che è un prodotto già bello e finito. Guarda, queste sono sicuramente parole sante. Poi, per quanto riguarda il Pro Complete, che è un pasto unico, questo è assolutamente imprescindibile perché quando noi lo proviamo, lo testiamo, lo sviluppiamo, lo facciamo proprio perché sia perfetto e che qualsiasi aggiunta va a diluire quello che poi è il prodotto. Perché uno, magari pensando di andare a migliorare le sue caratteristiche, in realtà poi ne va a calare delle altre, creando dei scompensi. E a volte si fanno dei danni. Fermo restando che il pasto unico, ovviamente noi lo testiamo, perché chiaramente prima che vada in commercio viene testato su un certo numero di animali, però su un ceppo selezionato. Quindi non tutti abbiamo la stessa genetica, non tutti abbiamo gli stessi animali. Ci sta che un qualcuno possa riuscire con qualche accorgimento a fare qualche modifica. Sto parlando ora di altro, magari di pastoni più che altro, perché ProComplete diciamo è già abbastanza completo. Però diciamo che in linea di massima seguite le indicazioni, perché se ci sono è perché l'abbiamo testato e funzionano così. Quindi evitiamo di fare danni. Mattia, possiamo anche già rispondere a Laura che ci chiedeva, che si è imbattuta nel nostro consiglio per la fase, che effettivamente consigliamo un po' di prodotti, e ci chiede se deve utilizzare tutti i prodotti insieme e non rischia di appesantire il fegato. Effettivamente, nella fase 2 noi consigliamo un numero notevole di prodotti, tra il calcio di 3, Orniacido, il Fastweet, Enzy Complex, anche il Vitovo, che spesso è visto solo come una pappa da imbecco per Nidiace, in realtà può essere usata per aumentare il tenore proteico dei riproduttori. Diciamo che la risposta è piuttosto semplice: se segui le indicazioni della casa come sono date, non hai di questi problemi, non hai alcun problema né di fegato né di altro. Vuoi aggiungere qualcosa di veterinario, Tiz? Sì, no, volevo dire l'unica cosa è attenzione, ok, a diluire, che effettivamente le aggiunte eventuali possono diluire, ma possono anche concentrare. Perché ad esempio le vitamine liposolubili
tipo un prodotto come può essere il ProComplete, che è bene o male già integrato, è già sufficiente. Se io vado ad aggiungere ulteriore vitamina liposolubile, vado a avere effetti, cioè vado ad avere controindicazioni. Quindi se un prodotto è preintegrato non necessita di ulteriore integrazione. Quindi l'importante è conservarlo bene il prodotto e poi dopo non è necessario andarci a mettere mano, assolutamente. Bene, allora andiamo avanti. Francesco ci chiede: molti allevatori di canarini cardellini usano somministrare come pre-cover fungizone, soprattutto in Belgio e Olanda. Quale dosaggio in acqua, couscous per le morbide, perché lo usano? La domanda della fungizone arriva praticamente ogni diretta. Il fungizone è un po' come l'acqua santa, nel senso si deve usare perché si deve usare. Però se ti posso dire sempre dal mio punto di vista di allevatore, siccome il fungizone una volta si chiamava, fino a 10 anni fa, mi sembra 7-8 anni fa, si chiamava Fungilin quando veniva prodotto in Italia, poi è stato bandito dall'Italia, non so perché, e si deve prendere dall'estero, però la reazione dei canarini all'uso del fungizone è diventata quasi nulla. Le quantità, anche aumentando la quantità nel couscous o nell'acqua, abbiamo notato che problemi di micosi e di candide eccetera non vengono risolte. Questo non so se penso sia per un problema di assuefazione, perché tutti gli allevatori hanno usato, usano il fungizione anche in dosi massicce, e penso che con il tempo si sia creata una farmacoresistenza al fungizione. Non so, Tiziano, che cosa ne pensi? Sì, il problema è proprio quello, cioè addirittura negli ultimi anni ci sono proprio dei casi in cui quadri di megabatteriosi, quindi da Macrorhabdus ornithogaster, che non rispondono assolutamente alla terapia con fungizone neanche ad alto dosaggio, quindi normalmente viene utilizzato sui 10 ml per litro di acqua, anche a raddoppiando i dosaggi comunque permane l'infezione a livello gastrico. Lì il problema è un altro, anche la micosi, spesso, anzi normalmente è una malattia condizionata, che vuol dire che vi è una predisposizione legata un po' dalla genetica, sicuramente alcune genetiche come ad esempio i Crest, gli Agi, i Satinè, i Cardellini tendono a essere, che vabbè, una specie però comunque tende ad essere abbastanza soggetta, tendono a essere più soggetti di altre linee genetiche o altre specie. E poi è anche legato alla gestione, quindi l'animale che tende ad andare in immunodepressione, vuoi perché ha un'infezione virale di base, vuoi perché ha una cattiva gestione dal punto di vista dell'alimentazione. Anche in questo caso la somministrazione di alimenti irritanti, come ad esempio appunto alimenti ossidati o alimenti arancidati, creano comunque un'irritazione a livello gastrico, che predispone all'attecchimento dell'infezione. Quindi anche il fungizone, cioè non lo nego, si usa, per l'amor di Dio, spesso si usa, spesso è efficace, però va utilizzato. Se no ci denuncia la squib. Esatto. però va utilizzato con criterio, cioè hai la micosi, tratti col fungizone. Se non hai la micosi, crei farmacoresistenza, perché poi il problema è che non è solamente la megabatteriosi, è la candida che è presente ovunque, tra virgolette. La candida, se tu la vai a cercare, bene o male la trovi, magari non in forma proliferativa, ma sui canarini la trovi. Quindi se tu gli dai fungizone, gli continui a dare fungizone, quando ti serve non funziona. È come la storia del lupo al lupo. Esatto. Quando arriva il lupo nessuno ci crede, è più o meno così. Esatto. È vero. Quindi lì conviene appunto intervenire su una corretta gestione, una corretta alimentazione, eventualmente, cioè piuttosto del fungizone va bene anche l'acqua ossigenata, tra virgolette, che può essere utile in quei casi qua. Però comunque, c'è un problema. Diciamo che cerchiamo di rimanere in tema con le domande, quindi... Che se no spaziamo troppo, dopo ci perdiamo
ci perdiamo i pezzi. Sì. Abbiamo varie domande che possono essere molto interessanti. Ci chiede, alcune volte capita che, Aldo questo, che la canarina depone uova sporche di feci. A parte la necessaria pulizia prima dello stoccaggio delle uova stesse, come si può e se si può risolvere il problema integrando l'alimentazione della femmina? Tiziano, direi che questa è per te. Vai, vai, Tiziano. Allora, lì diciamo che può esserci o un quadro di enterite, che quindi tende ad avere diarrea barra comunque una ritenzione fecale e quindi tende a sporcare le uova al momento della deposizione. Oppure potrebbe essere anche legato ad esempio a una situazione di costipazione, perché allora le canarine di solito durante la cova, però può succedere che anche durante le fasi di deposizione tendono a permanere per molto tempo sul nido. In questo caso possono avere una situazione di ritenzione fecale, cioè trattengono le feci per non sporcare il nido. Il problema è che se c'è un quadro di costipazione, quindi di stipsi, ci possono permanere tra virgolette delle contaminazioni fecali a livello cloacale che poi ti vanno a sporcare le uova. E lì la correggi, punto uno, appunto escludendo tutte le infezioni intestinali, o quantomeno le problematiche intestinali. E punto due, somministrando della fibra, specialmente in fase di deposizione, può essere utile. Ad esempio anche fornendo della verdura, può darti una bella mano questo. Bene, ti lascio la parola. Una domanda per Angelo. Sì. Osdani ci chiede, voglio sapere come fare per un maschio con due femmine. Allora, un maschio con due femmine, secondo me sta tutto nel gestire i tempi di deposizione delle femmine, nel senso che non trovarsi con due femmine che partono insieme, accoppiare prima la canarina che è più pronta, già 20-30 giorni, 40 giorni dalla riproduzione, quando le femmine iniziano a sviluppare, è bene controllare le due femmine ed iniziare ad accoppiare quella che è più avanzata in estro, magari mettendola ad un'intensità di luce maggiore mentre l'altra ad un'intensità minore. E poi quello che è importante per avere buoni risultati è non far fare la trottola al maschio, nel senso che io vedo gente che fa mezza giornata da una femmina e mezza giornata dall'altra, è la cosa più sbagliata che si può fare per due motivi. Uno, perché fate impazzire il maschio, non capirà niente, il maschio ha bisogno di tranquillità, di equilibrio, di affiatamento con la femmina, e poi perché fare mezza giornata e mezza giornata rischiate di minare alla salute del maschio. Quindi gestire bene le femmine e lasciare il maschio con la femmina almeno fino alla sera del terzo uovo, perché poi il quarto e il quinto saranno fertili se sono state copulate, e poi cercare di allungare i periodi di stazione del maschio con la femmina, cercando di farla covare, cercando di non passare il maschio a destra e a sinistra, ma di rallentare il passaggio. Però è una cosa che, se si è fatta bene, è assolutamente gestibile nei canarini che non sono pesanti, perché poi in razze come il Crest, in razze come l'Aggi, è lo sconsiglio. Perché quando si trova una coppia nelle razze pesanti che fa delle uova fertili, che si è affiatata, già è una fortuna e già è un obiettivo. Se si scompone la coppia e si passa il maschio ad un'altra femmina, si rompe quello che è l'equilibrio della coppia e si rischia di non fare i canarini né con una femmina né con l'altra. Quindi diciamo questo è il discorso. Chiarissimo. Giuseppe ci chiede, in questo periodo molti di noi hanno le femmine tutte insieme nei gabbioni e spesso troviamo le uova sul fondo. Questa situazione può essere considerata deposizione e quindi prima cova persa? Tiziano, che dici? Ma no, beh, diciamo di no. Diciamo che comunque ogni uovo deposto è sicuramente un discreto sforzo per la canarina. Per questo che bisogna cercare di
posticipare e tendenzialmente si differenzia la preparazione della canarina rispetto ai canarini, quindi maschi e femmine. Tendenzialmente non ci sono grosse problematiche, anche perché di solito quando depongono le uova a terra non ti fanno il cluster di uova completo, ti fanno l'uovo, l'una, due uova mediamente. Quindi lo tollerano abbastanza bene, diciamo. Non è un grosso problema. Però sì, è sempre bene fare la differenziazione più che altro per una questione che se tu fai la preparazione contemporanea tra maschi e femmine, poi vai o effettivamente posticipi parecchio e vai a perdere un sacco di uova, che poi in realtà le recuperi, però il problema è che crei un grande stress sugli animali. Oppure hai un elevato rischio di avere tante uova chiare in prima covata, perché i maschi non ti coprono. Se posso aggiungere una cosa, penso che Vai, vai. capita a tutti di trovare una canarina che faccia, come ha detto Tiziano, di solito uno o due uova a terra, un poco, anche perché penso non sia stimolata a farne di più. Ma penso che sia dovuto, se è presente in più femmine, se si trova più uova, una cattiva gestione del fotoperiodo, dell'intensità della luce, dell'alimentazione e soprattutto dei tempi, perché si deve capire quando si vuole iniziare con le cove e si deve adattare il fotoperiodo ai propri obiettivi. Se si va in modo confusionario, capita questo, può capitare. Comunque non penso che questo sia significhi perdere la prima covata, però ovviamente, come dice Tiziano, sicuramente è uno stress per la canarina e quindi sarebbe meglio non farla deporre a terra. Anche perché la canarina che depone a terra vuol dire che probabilmente è andata da altre femmine presenti nel gabbione a tirare la coda, a tirare le piume, a cercare materiale per nidificare. Quindi non è solo il problema della femmina che depone, ma anche lo stress che la stessa femmina pronta per la riproduzione rispetto ad altre provoca a queste ultime. Eh sì, esatto. Allora, andiamo avanti con le domande. Felice ci chiede: per chi come me è totalmente inesperto, che sta adottando una coppia di canarini, se lascio stare le eventuali uova nel nido senza girarle o altro, può creare problemi alle nascite? E, allora, intanto qua, secondo me, bisogna un attimo capire bene perché si parlava prima di girare le uova, ma uova rimosse dal nido. Mentre se tu lasci le uova nel nido, fai fare a loro, l'unica cosa che può succedere è che la canarina cominci a covare prima di aver deposto l'ultimo uovo e quindi avrai le nascite a scalare, con la conseguenza che poi c'hai qualche canarino un po' più piccolo, un po' più debole degli altri. Però di norma, Dio, con una coppia di canarini non succede niente di che, cioè puoi lasciarle tranquillamente. Cosa dici, Angelo? Ma dico che si gestiscono, io la mattina tolgo centinaia di uova, se ne hai una di coppia gliela puoi pure togliere, non è che ci vuole tanto tempo. Ebbene, soprattutto per quelle canarine che vanno oltre il quarto uovo, se una canarina riproduce 5-6 uova e magari è fertile il primo ed è fertile il sesto, la differenza tra il primo e l'ultimo è netta. E poi il problema è che quando nasce il primo, la canarina inizia ad imbeccare i piccoli e quindi a perdere quello che è la temperatura di cova standard, inizia a raffreddare le uova e quindi si può andare incontro anche a morti embrionali. Penso che sia meglio toglierle dove possibile. Ovviamente, come ha detto Thomas, non è un grandissimo problema, ma se si può aiutare, seppur come dice l'amico, non è esperto, però si inizia a fare esperienza proprio con questo, e quindi consiglio di toglierle. Toglierle e poi rimetterle quando ci fa tipo il terzo quarto uovo. Sì, la sera del terzo, la mattina del quarto le può rimettere. Se non ha uova finte, può usare qualsiasi cosa che somiglia a un uovo, perché i canarini assolutamente non se ne renderanno conto. Puoi usare pietre, ovviamente senza angoli
che possono rompere l'altro uovo deposto il giorno dopo. Si possono usare dei fagioli secchi, qualsiasi cosa sia ovale o rotonda, non di colore acceso, nel senso non mettete cose giallo fosforescente, altrimenti la canarina si arrabbia, però poi per il resto si può, siccome penso che il signore avrà una coppia a casa, quindi non avrà uova finte, se vuole evitare di acquistarle può usare anche un qualcosa che ci somigli, non è un problema. Allora adesso ci sono una carrellata di domande riguardo le micosi, micostatin, fungizone, acqua ossigenata, pantacox. Chiedono dosaggi un po' tutto. Non so, Tiziano, se vuoi fare un sunto veloce per rispondere un po' a tutti. Ma allora, la questione degli antimicotici, dal mio punto di vista, bisogna utilizzarli o a seguito di un trattamento antibiotico o a seguito di diagnosi di micosi. Il trattamento antibiotico va utilizzato a seguito di diagnosi di infezione batterica. Quindi, comunque, bisogna utilizzarli a seguito di una diagnosi, perché sennò. Ripeto sempre, ci sono gli istituti zooprofilattici che fanno le analisi, sono molto bravi tendenzialmente, cioè quantomeno vi danno delle indicazioni utili. Potete o rivolgervi a un veterinario aviare oppure anche a uno zooprofilattico. Gli esami non costano tanto, fate fare un esame culturale e sulla base di quello vi direzionate sul trattamento. Però il problema dei trattamenti fatti a spaglio che veramente sono controproducenti. Quindi, se non volete chiamare veterinario, non è un problema, almeno però portate i campioni in laboratorio e fate almeno quella base di analisi. Bene. E direi di rispondere alle ultime due domande, che abbiamo superato abbondantemente l'ora. Vedo che abbiamo ancora una sessantina di persone connesse, diciamo che sta andando bene, dai. E ci chiedono sia Giuseppe che Vito, più o meno la domanda è molto simile, visto che di solito la canarina fa l'uovo al mattino, se per motivi di lavoro o altro, prima del primo pomeriggio non si riesce a togliere l'uovo, è un problema? Diciamo che non è il massimo, perché comunque ha iniziato a covarla, comunque sono delle ore di cova. E, non so, Angelo, che dici? Come hai detto tu, non è il massimo. Io penso che dipende anche dopo quando si tolgono, nel senso a che orario si toglie. Ovviamente se non si può fare diversamente, si deve fare per forza così, altrimenti si può chiedere l'aiuto di qualcuno che può andare in allevamento per toglierlo, perché comunque un canarino può fare approssimativamente l'uovo dalle 7:30, 8 di mattina fino alle 9, 9:30 di mattina. Se si va al pomeriggio, facciamo per esempio alle 5, alle 6, alle 4 del pomeriggio, comunque sono 10 ore di cova dove è possibile che l'embrione inizi a svilupparsi. Poi magari Tiziano ci può dire meglio su questa cosa. Eh sì, il problema è quello, perché se per caso viene incubato anche per poche ore, comunque parte lo sviluppo embrionale e parte uno sviluppo embrionale fisiologico a una temperatura di 37,4 gradi e se tu gli sospendi, cioè gli riduci la temperatura poi perché lo stocchi, rischi veramente di dare morte embrionale. E quindi è una pratica che è meglio evitare, cioè piuttosto se non hai la possibilità di tirar via l'uovo nelle 2 ore dopo la deposizione, ti conviene lasciarlo. Meglio lasciarlo lì. Esatto, sì, questo stavo dicendo, è meglio lasciarli. Sì, conviene lasciarlo, eventualmente lo marchi, li marchi e le ultime 2 uova che fa, se ti fa un cluster di 6 uova, di 6 uova, puoi tirare via 2 o 3 uova, eventualmente le metti sotto balia di qualcuno in maniera da cercare di avere una nascita più omogenea, perché se c'è una differenza di 3 giorni riescono comunque ad allevarteli. Se la differenza comincia a essere di 5-6 giorni, gli ultimi nati tendenzialmente ti muoiono. Sì, no, Diciamo difficile. che possiamo dare questo consiglio all'amico allevatore. Magari se lascia l'uovo sotto, quando la sera va a prenderlo, lo mette a covare sotto una canarina, aggiungendolo alle 4-5 uova che un'altra canarina
a deposito, mettendolo subito in cova, lo segni, lo metti sotto, così che inizia, cioè che continua la cova e lo sviluppo embrionale senza interromperlo, e gli metti l'uovo fin dalla canarina che lo ha deposito, e così è risolto il problema. Esatto, esattamente. Bene, direi che abbiamo risposto bene o male a tutti. Se voi avete qualcos'altro da dire, se no, concludiamo. No, allora, ribadire l'aspetto della gestione delle uova, giustamente come diceva Angelo, attenzione perché le uova non sono assolutamente a chiusura ermetica, anzi, considerate che l'uovo dal momento della deposizione al momento della schiusa cala di un 15-20% del peso. E perché? Perché respira, perché traspira acqua. E quindi escono componenti, esce acqua, esce anidride carbonica. Attenzione che però così come esce l'anidride carbonica e l'acqua può entrare anche la contaminazione. Quindi se c'è una contaminazione superficiale vi può causare poi un'infezione dell'embrione se questa entra all'interno del guscio e uccidervi l'embrione. Quindi tra le varie cause di mortalità embrionale, di solito embrionale tardiva, c'è proprio una cattiva gestione del livello igienico di dove vengono tenute le uova. Questa qua è l'unica osservazione che vorrei fare. Perfetto. Angelo, vuoi dire qualcosa? No, 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 solo per quanto riguarda la gestione dell'allevamento, consiglio a tutti di trovare un equilibrio e di darci importanza, perché, ripeto, è alla base di ciò che si vuole costruire. Se non c'è una buona gestione, non solo in deposizione, ma in riproduzione, in tutti i periodi dell'anno si andrà in difficoltà. Io dico sempre che non esiste un'alimentazione standard, non esiste il depositario della verità per quanto riguarda l'alimentazione, discorso totalmente diverso per quanto riguarda la gestione dell'allevamento, che ha un modus corretto di fare le cose, e che quindi non lascia pochi personalismi, e che deve essere tenuto sott'occhio per avere dei risultati soddisfacenti. Perfetto, quindi diciamo siete stati chiari e cristallini. Quindi direi che ci salutiamo qua. Quindi Tiziano, ti saluto e ti ringrazio per essere stato con noi. E Ciao a tutti, ciao, grazie. Angelo, grazie mille anche a te per essere stato con noi, dei tuoi consigli e ti saluto. Grazie, grazie a te, grazie a Pineta, e alla prossima. Saluti a tutti. Ciao, è stato un piacere. Bene, allevatori, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Spero sia stata interessante, che vi sia piaciuta. Vi ricordo, mettete like, condividete. Se non abbiamo risposto a qualcuno, continueremo a rispondere anche successivamente. Quindi continuate a commentare sia sotto il video che sulla nostra pagina Facebook di Pinita Zootecnici e noi risponderemo a tutti. Vi faccio rivedere un'ultima volta il nostro nuovo prodotto che è uscito oggi, White Past 19. Col 19% di proteine che sarà d'aiuto per i nostri allevamenti. Completamente bianco, non crea odore e ne sarete soddisfattissimi. Quindi vi saluto e vi aspetto per la prossima diretta.